Da 50 anni di esperienza a Stilbagno nasce Camer. Mobilitazione popolare ieri sera a Bormio per sollecitare il referendum abrogativo e dare possibilità alla gente di dire la propria in merito a una delle opere olimpiche più controverse, la tangenzialina sulla piana agricola a Lute. Il sindaco Silvia Cavazzi non ha gradito luogo e modo in cui i cittadini e i rappresentanti del comitato Bormini per la Lute le si sono avvicinati prima che entrasse in sala consigliare, sentendosi come aggredita. Non è il momento qui in strada, ha detto. Te volevamo sapere dove era finito il programma della giunta Cavazzi, dove si parlava di sostenibilità e dove si parlava di coinvolgere i cittadini nella vita politica bormina. Poco più di un mese fa e in pochi giorni, in maniera non assolutamente organizzata, abbiamo raccolto più di 700 firme. 700 firme di elettori bormini che chiedevano la stesura di un regolamento referendario. Operazione assolutamente disattesa. Inevitabilmente ogni strada comunale nuova porta a costruzioni. La tangenzialina servirebbe solo per i 3 giorni dell'evento olimpico, per servire i pullman, i bus delle rappresentative degli atleti e degli addetti ai lavori. Strada inutile, soldi spesi inutilmente che potrebbero essere meglio impiegati, e soprattutto un utilizzo del suolo veramente irresponsabile e che darebbe non sarebbe un segno di matita che si potrà cancellare, ma resterà. Dice il sindaco: mandare le firme è un segnale di dialogo. Vorrei riaprire il discorso sui contenuti dell'opera. Non voglio che tutti la pensino come me. Il consiglio comunale ha deliberato con pieni poteri e le cose sono andate avanti. Non ci sono stati né colpi di Stato né dittature. È uscita chiaramente la richiesta della produzione del regolamento per l'esercizio del referendum. Il referendum è previsto dallo statuto, manca il regolamento attuativo, di fatto non è mai stato preso in considerazione negli ultimi 20 anni, perché di fatto lo statuto è vigente dal 2001, oggi si manifesta la necessità di produrre questo regolamento, ci stiamo lavorando. La tangenzialina, precisa Cavazzi, è stata inserita nel PGT dall'amministrazione precedente. Arrivare adesso a fare discorsi è concretamente difficile. Quando ci sono delibere, ci sono responsabilità. Se avessimo aperto un dialogo costruttivo qualche anno fa, tutto sarebbe stato possibile. Oggi c'è lo stress di decisioni già prese. Da adesso in poi sarà diverso. Il confronto con i cittadini per noi è una cosa importante. È importante per elaborare proposte progettuali che siano migliorative, che siano anche costruttive, e importante è soprattutto su temi ancora aperti costruire un confronto preventivo,